rieccoci. Allora, passata la mezz'oretta, tre quarti d'ora in realtà, perché abbiamo giocato a golf, io e mio figlio. Allora, questo è quello che abbiamo lasciato. Io adesso comincerò a fare le prime pieghe, le farò in ciotola. Allora, mi sono dimenticata di dirvi che questo è un 78%, ok? Non ho fatto un'idratazione spinta, uno perché non tutti sono ancora pratici e quindi non me la sento poi sentirmi dire ho fatto fatica. No, è giusto che tutti comincino ad imparare a fare le loro belle cosine, e quindi è inutile voler fare i fighi a fare un 100% di idratazione, che a me personalmente, secondo me, non ha neanche senso. Quando si fa un buon 80-85% è già una bella cosa. Quindi siamo partiti, ne abbiamo già fatte da 75, adesso siamo verso il 78, le prossime le faremo sugli 82, insomma, pian pianotto, a step. È inutile voler fare grandi cose tutti in un colpo, che poi non ci si riesce a star dietro. Allora, niente, semplicemente mi bagno le mani, ok? Un attimo che mi tolgo gli anelli, perché adesso bisogna andare giù di mano, e faccio semplicemente questo lavoro, ok? Vedete la massa? Prendo, però voi non capite perché non si vede bene. Allora, facciamo così, niente, lo butto sul tavolo che facciamo prima, ok? Allora, d'accordo? Vedete che in ciotola non c'è rimasto quasi niente, tiro giù con le mani, boh. Dopo rimetto dentro. Voi se lo volete fare in ciotola per non sporcare va benissimo, eh? È che altrimenti la ciotola è alta e non si vede bene. Allora, uno, ok? Cioè, questo è l'impasto, via tu, Giovanò. Allora, questo è l'impasto, d'accordo? Lo prendiamo così e lo chiudiamo. Lo prendiamo e lo chiudiamo. Lo prendo e lo chiudo a metà, lo prendo e lo chiudo ancora a metà. Basta, prendo, rimetto in ciotola, lascio lì, si è caduto il coperchio, lascio lì un'altra mezz'oretta, poi facciamo un'altra pieghetta. Pian pianino il glutine si forma con calma e fa tutte le sue cosine, ok? A dopo, ciao!